E per cui c'è un welfare comunque che è stato pagato dai loro nonni, da loro, e dovrebbero riuscire a accedere direttamente a quello e sentire comunque un esponente del governo come Ermini che dice: vabbè, ora hanno occupato, per cui lì andremo poi magari a sanare la situazione. Se noi stiamo obbligando dei cittadini italiani per avere un tetto a compiere dei reati e non ci vergogniamo di questo, non pensiamo che questo sia completamente sbagliato quando andiamo a mantenere metà Africa, quando diamo le cure sanitarie a metà Africa che viene qua, perché i clandestini, quelli che rimangono sul territorio, poi hanno tutte le cure sanitarie che i nostri non riescono più fare e fanno dei buchi nelle regioni, e è proprio per questo che non riusciamo ad andare poi dopo a curare come dovremmo i nostri anziani, le persone magari incinta come quella che vediamo, che non riesce ad avere tutte le cure nei tempi che dovrebbe. Io dico la mia regione, per dire, l'Emilia Romagna ha un buco da 30 milioni di euro dovuto a soldi che lo Stato non ha ridato alla regione perché ha curato dei clandestini. Non possiamo andare avanti Ma così come pensando che la permetti? discussione sia quanti ne mettiamo in un posto e in un Ma altro, non ne come di devono più fare un'è? arrivare.